al villaggio senza viaggio trovi sempre chi ti aspetta, e anche senza bicicletta puoi venirci quando vuoi per restare insieme a noi. Del villaggio ragazzi, del meeting dell'amicizia tra i popoli, ben ritrovati al nuovo appuntamento con le bolle di sapone. Io sono Christian e sono un appassionato di bolle di sapone. Se avete visto il video precedente, il tutorial base per creare il liquido di sapone e per fare le prime bolle, allora possiamo passare a un livello successivo, le bolle con le mani. Sapete, non c'è bisogno di utilizzare troppi attrezzi per fare spettacolo e soprattutto per divertirsi a casa, ma il primo strumento necessario sono proprio le nostre mani.
Avete fatto il liquido per le bolle di sapone? Bene, allora, il primo modo per fare le bolle di sapone è quello con le mani. Dobbiamo innanzitutto creare un cerchio. Eccolo qua. Dopodiché, guardate, io ho qui ho il mio liquido. Devo immergere la mano completamente dentro, la devo bagnare e tiro fuori lasciando il cerchio unito. Vedrete, se l'avete fatto bene, che si forma, vi ricordate come si chiama? La lamina. Soffiando piano si formerà una bolla di sapone. Lo facciamo di nuovo. Tiro fuori la mano, formo sempre il cerchio e soffio piano. Si formano bolle di sapone. Visto? Se le faccio vicino sarà più grande, se la faccio lontano sarà più piccola. Ora, come ho fatto a chiudere la bolla di sapone? Perché se soffio solamente, le bolle vanno via. Come la faccio a tenere in mano? Guardate, quando decido la grandezza della bolla di sapone, dovrò fare questo gesto. Guardate, chiudere la bolla in questo modo. Ve lo faccio in diretta. Chiudo la bolla. E la bolla rimane in mano, perché se la lasciassi aperta, guardate, la bolla si sgonfierebbe. Allora, cosa devo fare? Soffio e chiudo. Eccola qua. Questa è la prima bolla di sapone sulle mani. Non è una meraviglia? Eccola qua. Dopodiché posso già provare a girarla. E anche a giocarci. Pensate, ne possiamo fare due. Ci proviamo? Usiamo l'altra mano. Chiudo. E la mia bolla, eccola qua. Vedete, è appena accaduto uno strano effetto. Le bolle si sono unite. Ora lo rifacciamo. Faccio la prima bolla. Faccio la seconda bolla. E poi, guardate, sono qui, dopodiché le avvicino. Ora, lo rifacciamo. Prima bolla, seconda bolla, e ora proviamo a girarle. E uno, e due. Dopodiché le uniamo chiudendola alla base. Eccola qui, è uscita una bolla molto più grande. E a questo punto che possiamo fare? Possiamo deciderla se scoppiarla, oppure possiamo provare a fare un altro gioco. Vi ricordate? È la bolla nelle bolle che abbiamo imparato nel video precedente. Ma si può fare qualcos'altro? Certo, si può provare a fare una bolla sull'altra mano, con una mano sull'altra. Guardate. E questa volta possiamo provare, così come ho fatto nello spettacolo, a dividerle. Una bolla unica e la dividiamo. Lo rifacciamo, una bolla unica, creiamo sempre una bolla usando l'altra mano come base. Chiudiamo e si forma una bolla su due mani. Dopodiché possiamo un po' giocare e la separiamo. Ora, guardate, una l'abbiamo scoppiata e l'altra invece la facciamo diventare più carina. Con il fumo. Guardate. Se avete la mamma o il papà che sanno utilizzare una sigaretta elettronica oppure fumano, potete farvi aiutare inserendo il fumo nella bolla. Ora lo facciamo anche un po' uscire. Come si fa? Per mettere il fumo in una bolla dovrete avere un tubo.
oppure anche una camicia. Chiederete fatta la bolla sulla mano, chiederete alla vostra mamma o al vostro papà di inspirare il fumo, mettere la bocca sulla cannuccia e soffiare all'interno. Guardate, io ho bagnato prima la mia cannuccia e poi l'ho inserita, perché se lo facessi senza bagnarlo la bolla scoppierebbe, quindi bisogna prima bagnare e poi inserire nella bolla. Dopodiché si riempirà di fumo e alla fine potete farlo uscire di nuovo con un bastoncino o il dito asciutto, formate lo zero, base, e bucate. Vi è piaciuto questo trick? E allora, con le mani potete vedere che possiamo fare tante cose. Una bolla, due bolle unite, oppure una bolla separata, e poi possiamo soffiare le bolle nella bolla, oppure possiamo utilizzare il fumo per divertirci ancora di più. Io vi aspetto al prossimo video e intanto vi auguro buona giornata. Ciao ragazzi!